Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come da titolo sarà il video review del profumo Lidl da uomo Essence Acqua Fresh. Per prima cosa, questo è uno dei profumi uomo, in realtà l'ultimo uscito, credo sia uscito quest'autunno o comunque questo inverno. Sono sicura al 100% che prima di Natale già era in vendita tra l'assortimento permanente. Non è infatti tra quei profumi che esce saltuariamente in limited edition fra le fragranze disponibili da Lidl, ma appunto lo possiamo trovare sempre in assortimento permanente quando andiamo appunto anche a fare spesa, acquisti eccetera. Prima cosa è del marchio Ghibellini, che praticamente è quello che si occupa dei profumi uomo. La confezione, come vedete, è molto molto carina, di questo color trasparente però opaco. Contiene 100 ml di prodotto, un de parfum. Mi aggancio a questo proprio per dirvi che è un profumo che si sente moltissimo. Il motivo per il quale sono qui a parlarvi di questo prodotto è per dirvi che naturalmente è il dupe di un profumo molto molto famoso italiano, ossia Acqua di Gio di Giorgio Armani. Infatti un pochettino la parte inferiore ce lo fa rassomigliare, soprattutto per questa colorazione piuttosto chiara. Appena appunto ho provato il tester la prima volta, ho subito notato che sì, è molto molto uguale ad Acqua di Gio. Personalmente non ho acquistato questo prodotto appena uscito, perché comunque, vabbè, è una fragranza da uomo, quindi comunque io personalmente, Marzia, non lo indosserei e neanche consiglio magari a voi ragazze di indossarlo, altro se proprio non avete una passione sfrenata appunto per Acqua di Gio. Comunque per Natale ho deciso appunto di acquistarlo, l'ho unito al suo regalo di Natale per fare una cosa più carina, e devo dirvi che un pochettino, proprio come lui, lo sta utilizzando. È un profumo molto molto fresco, quindi io vi consiglio di prenderlo solo se sapete che l'altra persona appunto adora i profumi freschi, non troppo fruttati e assolutamente non dolci. Se magari vedete che già usa Fahrenheit di Dior o altre fragranze più dolci, sicuramente non sarà il profumo giusto da regalare. Se invece sapete che la persona in questione adora i profumi freschi, o magari voi stessi adorate i profumi da uomo freschi, ve lo consiglio assolutamente. La durata è buona. Io l'ho spruzzato sia la prima volta che sono andata da Lidl, sia altre volte, e sulla mia pelle, anche se non riesco tanto a sentirlo perché non mi piace moltissimo, rimane su quelle 6, massimo 7 ore. Se poi è spruzzato sui vestiti, direi che il tempo non raddoppia, ma siamo appunto lì lì. Secondo me la confezione grande è comunque ottima se si ama questa profumazione, e io lo consiglio soprattutto per tutti i giorni. Cioè faccio lo stesso discorso che vi ho fatto per i profumi da donna. Magari l'uomo può indossare questo profumo tutti i giorni per andare a lavorare, per una passeggiata eccetera, mentre per occasioni importanti o la sera mettere il profumo originale, se proprio si è appunto appassionati di fragranze. Fatemi sapere ragazze naturalmente se voi avete regalato, se avete ricevuto, se utilizzate voi stesse questo profumo, com'è la durata sulla pelle, se vi siete trovate bene. Io vi mando un bacio grande, spero appunto che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un bel pollice in su di supporto, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!